in vino, ciao e bentrovati con l'amico Filippo. Oggi siamo qui per degustare questo meraviglioso rosso, Le Difese 2010, tenuta San Guido, vino toscano dai vitigni Cabernet e Sauvignone Sangiovese, e vino di 13 gradi. E che vino, perché siamo nel una delle catene più famose d'Italia, tutta San Guido, la produttrice del Sassicaia. Andiamo a sentire, andiamo a vedere un po', dai. Beh, il rosso è il rubino, è il Cabernet, si vede, insomma, anche quel 30% sì. Di Sangiovese lo si vede girare bene nel bicchiere, a 13 gradi ha una buona consistenza come vino rosso. Cosa mi dici Beh, direi intenso, persistente, con una bella frutti di bosco, amarene sotto spirito, anche una leggera tostatura. Cosa senti? Sì, la vaniglia si sente abbastanza, è una tostatura usata bene. Poi c'è questo fondino di pepe che si sente nella... Al naso si avverte, Ottimo. Sembra di avere già della carne. Andiamo con la bocca. Sicuramente secco, il calore lo si avverte, molto 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 buono sto vino. Si sente che è leggermente tannico, quindi può ancora durare qualche anno, o lo si beve subito, è già molto pronto, o si può anche aspettare, tenerlo lì steso come sempre in cantina e berlo tra qualche anno. Perfetto. Direi di servirlo a 14-16 gradi e direi amici di abbinarlo ad una ottima tagliata di razza romagnola, cottura al sangue rigorosamente, assolutamente. Poi vedremo cosa si dice anche il nostro amico Vale Mazzola a riguardo. Direi amici Made in Vino, ricordate di andare su madeinvino.com e metterci alla prova con l'acquisto di un paio di bottiglie mensili. Grazie, cin. E cin, ciao.